Si sono celebrati nella chiesa di Savio i funerali di Danilo Zavatti, il tecnico della protezione civile che ha perso la vita nel crollo di una parte del ponte alla chiesa di San Bartolo. Accanto a familiari e colleghi presenti le autorità civili e militari, il sindaco De Pascale e il vice sindaco Fusignani, oltre all'assessore regionale alla protezione civile Paola Gazzolo. All'uscita della chiesa il feretro è stato accolto da un applauso da parte di tutti i presenti. La morte di Danilo Zavatti è stata ripresa da tutti i principali organi di stampa nazionale, l'ennesima morte sul lavoro, per molti una tragedia annunciata. Già un mese fa, secondo alcuni agricoltori, i fenomeni di sifonamento alla chiusa di San Bartolo avevano impedito l'irrigazione dei campi. La notizia è arrivata fino in regione, dove Sinistra Italiana e Gruppo Misto hanno presentato un'interrogazione per capire come si sia arrivati ad una morte definita da più parti assurda. Nel frattempo continuano le indagini della Procura della Repubblica di Ravenna, coordinate dalla dottoressa Lucrezia Ciriello, per omicidio colposo e disastro colposo. Il lavoro dei magistrati si sta attualmente concentrando sui motivi del cedimento dell'argine e del conseguente crollo della prima campata della chiusa, sugli ultimi lavori alla struttura e appunto sui fenomeni di sifonamento segnalati. La situazione sembra fosse già oggetto di una recente denuncia-segnalazione. Non è escluso al momento che altre parti del manufatto possano collassare anche a causa del maltempo. Al termine della cerimonia religiosa per i funerali di Danilo Zavatti, in prefettura è stato organizzato un vertice per predisporre i lavori attorno alla chiusa per la messa in sicurezza dell'area, compatibilmente con l'indagine, e di conseguenza per regolare la viabilità nelle prossime settimane.